Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna. Apriamo il settimanale con un cenno all'emergenza coronavirus che, come sapete, ha lambito anche il nostro territorio. In armonia con le disposizioni dell'autorità regionale, il Cardinale Arcivescovo ha emanato delle indicazioni prudenziali per le parrocchie della Diocesi, anche allo scopo di tutelare le persone più esposte ad un rischio di contagio. Il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima, ma si sono evitate la concentrazione di molte persone ed è stata proposta dalla diocesi una traccia di preghiera per le famiglie. Dove si celebra la messa si evitano le strette di mano al segno della pace e la comunione viene distribuita solo sulle mani. Sono state anche sospese le benedizioni pasquali in questo periodo. Al momento di registrare questa puntata non abbiamo ancora indicazioni per le messe domenicali, ma vi ricordiamo che ogni aggiornamento è disponibile sul sito internet della diocesi www.chiesadibologna.it. Ci giunge invece notizia che in molte parrocchie, in alternativa alla celebrazione comunitaria, si è fatta adorazione eucaristica. E l'arcivescovo ha celebrato regolarmente la messa delle ceneri in cattedrale, presente un numero ristretto di fedeli. In alcune comunità le sacre ceneri sono state imposte a piccoli gruppi durante la giornata. Ricordiamo in ogni caso che le ceneri sono il segno esteriore di un impegno tutto interiore e spirituale di rinnovamento in preparazione alla Pasqua. La Quaresima, con i grandi pilastri della preghiera, del digiuno e dell'elemosina, è il tempo forte dello spirito. Quando non si potesse partecipare alla Santa Messa, abbiamo la grande possibilità della liturgia delle ore, soprattutto le lodi mattutine e il vespro, che possono essere celebrate anche in famiglia, in piccoli gruppi e personalmente, unendosi alla grande preghiera della Chiesa. Nella celebrazione dell'inizio della Quaresima, il Cardinale Zuppi ha fatto riferimento alle particolari condizioni nelle quali sta vivendo il nostro territorio. Viviamo difficili, segnati dalla paura e dall'incertezza. Ci auguriamo, davanti alle avversità, gli uomini non litighino tra di loro, come i famosi capponi di Renzo, ma scelgano di aiutarsi, mettendo da parte quanto ci può dividere e combattendo il divisore, e perché il bene comune sia l'unica preoccupazione che coinvolga tutti. E il bene comune non è il mio, è il nostro. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno e questa è anche l'unica preoccupazione della Chiesa, che sta solo dalla parte delle persone, ad iniziare dai più deboli. Capiamo che ci si salva solo insieme e non scappando, ascoltando il salva te stesso che la paura e l'egoismo suggeriscono al nostro istinto. Sono giorni che rivelano quanto siamo deboli, come sempre in realtà, ma anche come facciamo finta di non essere. Abbiamo paura di qualcosa che non si vede, che può arrivare da chiunque, che può renderci tutti nemici potenzialmente, oppure tutti solidali, gli uni con gli altri. La traccia di preghiera offerta alle famiglie e ai piccoli gruppi per questo eccezionale mercoledì delle ceneri è stata anche utilizzata dal Cardinale Arcivescovo in un breve momento che si è tenuto a porte chiuse nel Santuario della Madonna di San Luca e trasmesso in diretta dalla televisione. L'arcivescovo ha presieduto mercoledì sera una preghiera al santuario di San Luca per chiedere protezione e benedizione alla Madonna in questo particolare periodo di emergenza sanitaria. Alla presenza della piccola comunità di sacerdoti, religiosi e laici del santuario, il cardinale Zuppi si è rivolto alla patrona della città e della diocesi in collegamento in diretta con ETV Rete 7, Radio Nettuno e sui rispettivi canali streaming. Un momento semplice guidato dalla parola di Dio che ha voluto rappresentare la preghiera di tutta la diocesi. I pochi presenti si sono radunati proprio sotto l'immagine della Madonna in un momento intimo e raccolto, piccola voce nel grande e vuoto santuario, un contesto che da solo esprime la delicatezza del momento che stiamo vivendo.
In molti nelle case hanno voluto seguire in famiglia questa particolare celebrazione e unirsi alla preghiera alla Vergine Maria all'inizio del cammino di Quaresima. L'arcivescovo, nella sua breve riflessione, ha ricordato come il Signore non ci lascia mai soli, neanche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Che la sua presenza accompagna sempre la nostra vita. E ricordiamoci, in questi giorni in cui non riusciamo a pregare insieme come abitualmente, di farlo ciascuno. E forse questo ci aiuterà a sentire la mancanza, a sentire quanti doni abbiamo che tante volte diamo per scontati, l'incontro con gli altri, l'essere famiglia del Signore, spezzare insieme il pane. Ecco, questa assenza ci aiuti a gustare ancora di più, a cercare ancora di più questo pane e a desiderare che possiamo riprendere la vita abitualmente, forse con ancora più consapevolezza, con ancora più lode per i tanti doni del Signore. Fra gli eventi organizzati dalla parrocchia di Santa Maria del Suffragio per celebrare la sua sesta decennale eucaristica, lo scorso giovedì ha avuto luogo l'appuntamento con lo psicoterapeuta Osvaldo Poli. Davanti ad una affollata platea di mamme e papà, lo psicologo ha affrontato il tema essere buoni genitori, come evitare di sbagliare con i figli senza saperlo o volerlo. Per noi c'era Roberto Bevilacqua. In occasione della sesta decennale eucaristica della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, la comunità ha dedicato un incontro ai genitori con l'intervento dello psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli. Essere buoni genitori, come evitare di sbagliare con i figli senza saperlo o volerlo, il titolo dell'incontro avvenuto nei locali parrocchiali lo scorso giovedì 20 febbraio davanti a un nutrito gruppo di mamme e papà. Per diventare migliori è necessario alimentare la consapevolezza, diventare consapevoli realisticamente dei nostri virus, delle nostre paure che ci condizionano, che una volta che prendono il controllo del sistema operativo ci portano a esagerare, a non fare la cosa giusta. Giusta nel senso che non realizza il bene educativo reale dei figli. Quando ci lasciamo guidare dalle paure, spesso i nostri comportamenti non coincidono esattamente con ciò che sarebbe giusto in questo senso essere detto o fatto. E dunque alimentare la consapevolezza, diventare coscienti dei propri punti deboli, delle paure che spesso ci condizionano e tutti ne abbiamo, ci rende più liberi e dunque più capaci di fare la cosa giusta. E quindi, siccome non c'è nessun progresso, nessun miglioramento, nessuna formazione senza la verità di se stessi, questo è un momento molto opportuno per cercarla, per dirsela, un po' facendo autocoscienza e un po' lasciandosi anche guidare dai suggerimenti, dalle indicazioni, dai feedback del partner che spesso vede i nostri limiti, i nostri difetti, le paure che magari inconsapevoli che ci guidano più di noi stessi. Che spesso non le conosciamo o se le conosciamo non siamo neanche tanto facilitati ad ammetterle. E dunque questa è la prima strada, anche perché se non riconosciamo questi virus li conoscono benissimo i nostri figli e sicuramente ne approfittano a loro danno, perché se si rendono conto che con una certa battuta, insinuando certe paure, eccetera, hanno il controllo della relazione, poi evidentemente piegano la relazione educativa a fare ciò che gli piace, ciò che gli conviene, esattamente la cosa che non deve avvenire per tirar su dei figli grandi, forti e liberi. I figli nascono con un software preinstallato e quindi con delle tendenze e quindi con delle caratteristiche, oserei dire con dei pregi e anche dei difetti. Un altro termine che oggi è praticamente scomparso, interpretando tutto alla luce del disagismo, come se fosse il disagio e il dolore la fonte di ogni cosa, di ogni comportamento inadeguato o sbagliato. In realtà il software preinstallato, che si chiama temperamento, che è cosa diversa dal carattere, va riconosciuto come tale,
E tale software non è nemmeno perfetto, perché nessun figlio nasce perfetto, altrimenti l'opera educativa sarebbe addirittura inutile. Va riconosciuto dunque la presenza di questo temperamento, che è indipendente dalla bravura del genitore, vanno riconosciuti i limiti insiti in questo temperamento e aiutato il figlio a diventare una persona migliore di quanto lo sia in questo momento. Anche il cardinale arcivescovo ha partecipato a Bari alla fase conclusiva dell'incontro dei rappresentanti degli episcopati cattolici dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e al quale ha partecipato anche Papa Francesco. Instancabili operatori di pace nel Mare Nostrum, questo sono chiamati ad essere i cristiani, incontrando nella Basilica di San Nicola vescovi e patriarchi dell'area riuniti a Bari, il Papa traccia la rotta da seguire per costruire relazioni di pace nel Mediterraneo, che in un contesto eterogeneo di culture è segnato da focolai di instabilità e di guerra e dalle sofferenze dei migranti. La bussola è la ricerca del bene comune, un impegno che non può essere disgiunto dall'annuncio del Vangelo. Così come è importante l'incontro fra le fedi religiose. La guerra è una follia alla quale non ci possiamo rassegnare, afferma con forza, sottolineando anche il grave peccato di ipocrisia quando tanti paesi parlano di pace e poi vendono le armi a quelli in guerra. Servono dialogo e un'integrazione dignitosa che è impensabile alzando muri. Esorta quindi a non chiudersi nell'indifferenza o nel rifiuto, a non accettare che si possa morire in mare senza soccorso. Si fa strada un senso di paura che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un'invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l'odio. Nel cuore del Papa anche la tutela della libertà religiosa di fronte alla persecuzione di cui sono vittime soprattutto, ma non solo, le comunità cristiane. Centrale infine la sua esortazione ai vescovi e ai patriarchi del Mediterraneo a costruire nella direzione della vita. Ecco l'opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo. Ricostruire i legami che sono stati interrotti. Rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove ci sono terreni riarsi, infondere speranza in chi l'ha perduta ed esortare chi è chiuso in se stesso a non temere il fratello. E guardare questo già divenuto cimitero come un posto di futura resurrezione di tutelare. Una missione per i migranti, una missione dei migranti. Nella splendida cornice della Regione Puglia si è tenuta una 2 giorni dei coordinatori nazionali delle comunità etniche presenti in Italia. Alcuni di loro avevano partecipato anche alla fase conclusiva dell'incontro barese dei Vescovi del Mediterraneo. Sono i sacerdoti che coordinano le attività pastorali di molte comunità cattoliche che sono nati in questi anni nelle diocesi italiane dalla migrazione. L'incontro si è tenuto mentre risuonavano le ultime festose note del carnevale nella Città Bianca. Questo incontro è bellissimo, prima di tutto è stato realizzato un incontro tra di noi, una conoscenza, ma più che una linea guida che ci ha dato una speranza per guidare anche essere vicino al nostro popolo. Noi dobbiamo essere visionari in questo senso, che non aspettare che vengano loro da noi, ma noi dobbiamo uscire e provare in qualche modo a trarre loro e invitare ai nostri incontri. I migranti sono doni per la Chiesa e questo è molto importante per me, perché così avevo l'idea di come ognuno dei miei, cioè questi membri della comunità malgascia, possono essere un dono per la società e per la comunità ecclesiale. La comunità latinoamericana peruviana ha portato tantissimi anni fa la pietà popolare nella icona del Signore dei Miracoli. Io credo che questo, in tutta la zona dove si trovano i peruviani, è
la bandiera di fede è l'espressione più grande dell'amore, è l'espressione più grande della misericordia. Mi è piaciuto il concetto della missionità della Chiesa, che tutti i battezzati sono chiamati a annunciare il Vangelo, e io nella mia missione tra gli ungheresi vorrei sviluppare, trasmettere questo concetto ai fedeli ungheresi delle comunità ungheresi sparsi in Italia. È vero che quella idea molto colpito è missionaria, il coordinatore deve essere un buon missionario. Mi piace molto l'idea di integrazione qua in Italia, tutte le comunità anglofoni, anche altre comunità, il fatto insieme, integrazione insieme, trebbiamo insieme e mangiamo insieme. Il ruolo delle nostre comunità, dei nostri immigrati è importante anche nelle diocesi, perché portano la testimonianza della loro chiesa di provenienza e in modo tale scambiano le tradizioni con la chiesa locale. E questa è la pastorale dei migranti, nelle famiglie dove lavorano, ma anche della chiesa che ha accolto. Non solo cattolici, tra cattolici, però anche sulanchese, come buddisti, nostri fratelli, perché molti cattolici sono, diciamo, sposati con buddisti e portano avanti una famiglia unica. E allora io vorrei un po' puntare a questo punto. Per adesso stiamo intentando di arrivare a più filippini connazionali, perché ci sono tantissimi in Italia, anche fuori Italia. Noi del Pontificio Collegio Filippino andiamo da loro, ma fino adesso sì, siamo arrivati a molti, ma ancora molti ci aspettano. Io penso tutti noi siamo immigranti, io faccio tante cose senza limiti e per tutte le persone. Io non guardo, lui è indiano o lui è altro, ortodosso o spagnolo o latinoamericano. Così io penso, è missionario, è immigrante, è per tutti, per tutto. Un cattolico nella Chiesa è sempre a casa sua. Per questo, nelle riflessioni condivise, si è insistito anche sulla missione che attivamente riguarda gli immigrati nei confronti della comunità locale, la missione spesso di risvegliare la fede, di condividere la testimonianza, ma anche di ricordare a ogni Chiesa locale la sua natura cattolica e quindi universale. Gli stimoli per la riflessione sono stati offerti dal direttore nazionale del Servizio Migranti della Conferenza Episcopale Francese, allargando dunque la prospettiva al confronto con una esperienza ecclesiale vicina alla nostra. Una cosa che è uscita molto forte in questo nostro incontro è che i migranti sono un dono. Dobbiamo riconoscere questa ricchezza, dobbiamo valorizzarla, e loro sono i primi a non vogliono essere un peso, non vogliono essere assistiti, vogliono poter contribuire anche loro per il bene della società, per il bene della Chiesa, per il bene di tutta questa comunità che li accoglie. Bisogna anche sottolineare che in tante diocesi, in tante parrocchie, in tante comunità locali si stanno vivendo cose straordinarie. Ne parliamo poco, dobbiamo parlare di più di tutte le belle azioni di accoglienza e di tutta la ricchezza che alcune comunità locali stanno vivendo proprio grazie alla presenza dei migranti. La bellezza della Puglia, terra di mezzo tra Oriente e Occidente, con i suoi uliveti dal sapore biblico, non hanno fatto dimenticare il clima di emergenza che sta vivendo l'Italia. Anzi, l'incontro è stato dolorosamente segnato dall'assenza di Don Paolo Xianming, coordinatore nazionale dei cinesi. Al momento di salire sul pullman che da Napoli doveva portarlo a Bari, Don Paolo è stato costretto dai passeggeri con prepotenza e senza nessuna ragione a scendere dal mezzo. Con la loro cultura, con i loro canti, con il loro modo di esprimersi, con la loro fede intensa, semplice, profonda, sono certamente strumenti di evangelizzazione. Lo sono già e lo debbono essere sempre più. Dobbiamo cogliere noi la ricchezza che loro sono e proporla con saggezza nelle nostre realtà locali. L'evangelizzazione dell'Europa, già all'inizio, è stata opera dei migranti. Ecco, la mobilità umana non è semplicemente un problema, una sofferenza, ma anche feconda di nuovi sviluppi nell'umanità. Un po' come il polline
che il vento porta e che feconda i luoghi dove, dove poi si trova a posarsi. L'Azione Cattolica e l'Avvenire d'Italia sono solo due delle grandi iniziative cattoliche che hanno alle loro origini la storia di Giovanni a Quaderni, grande figura di presenza laicale nella Chiesa e nella società, che è stato ricordato con una messa in cattedrale nell'anniversario della sua morte. Per noi c'era Paolo Emilio Rambelli. A Quaderni può essere un modello anche oggi. Cambiate le circostanze in relazione al passaggio del tempo, è indubbio che la figura di A Quaderni, come disse a suo tempo Biffi, è la figura di laico più straordinaria da proporre ai laici di oggi, dati il suo impegno molteplice in tutte le direzioni, compreso, come è stato ricordato, quella politica. Per la verità, A Quaderni non si impegnò mai direttamente e personalmente in politica. C'è una sua espressione molto significativa al riguardo: io sono come la campana che chiama la messa, ma la campana non entra in chiesa. E resta il fatto che A Quaderni, nella sua epoca, si è impegnato in tutte le direzioni per la Chiesa, non dimenticando, nell'ambito della sua azione, di mantenere altre attenzioni, a cominciare da quella spirituale, sacramentale, eccetera. Non a caso Quaderni è sempre stato terziario francescano, alla fine della vita si è anche iscritto ai laici domenicani. Per questo, lo scorso sabato 22 febbraio, la Chiesa di Bologna ha fatto memoria di questo suo figlio illustre con una messa celebrata nella Cattedrale di San Pietro da Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito. Dicevamo all'inizio che oggi ricordiamo in modo particolare una persona che è stata esemplare sotto tutti gli aspetti, Giovanni Battista A Quaderni. Vogliamo in qualche modo ricordarlo essenzialmente oggi sotto il profilo del suo rapporto col Papa di Roma, perché oggi tra l'altro è la festa della cattedra di San Pietro. Lui lo si potrebbe guardare da tutti i punti di vista perché ha fatto tutto. Però oggi mettiamo in evidenza il suo amore per il Papa. Tale circostanza orienta quindi la nostra attenzione su un carisma particolare tra i tanti portati a buon frutto dal Conte A Quaderni: il suo zelo apostolico nei confronti del Sommo Pontefice, successore di Pietro. Lo dice lui stesso: al Papa vicario di Gesù Cristo si deve cieca fede e pronta obbedienza, non solo quando pronuncia la parola infallibile, ma dobbiamo essere pronti al suo cenno, secondo i suoi desideri, e prevenirli come fanno i figli verso chi li ha generati. Questa consapevolezza ecclesiale, non sempre presente anche in chi si autodefinisce cattolico. Al termine della celebrazione, il vescovo, accompagnato dai fedeli presenti, è sceso nella cripta per la benedizione alla tomba del conte A Quaderni. Si è svolto in tono dismesso quest'anno il Carnevale dei Bambini, anche per rispetto alla famiglia del piccolo Gian Lorenzo deceduto l'anno scorso, annullata poi a causa dell'emergenza sanitaria la sfilata dei carri di Martedì Grasso. Ma non è mancata la festa e il clima gioioso che precede l'inizio della Quaresima. Edizione breve quest'anno dell'ormai consueto Carnevale dei Bambini, giunto all'edizione numero 68. L'appuntamento per il Martedì Grasso è infatti stato annullato, come da disposizione del Ministero della Salute, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, per tutti gli eventi caratterizzati dall'assembramento di un numero elevato di persone per l'emergenza coronavirus. Domenica scorsa non è comunque mancata la festa nelle vie del centro della città, sino a Piazza Maggiore, dove qualche carro e tanta animazione ha intrattenuto e fatto divertire i più piccoli, prima della tradizionale tiritera del dottor Balanzone. Siete voi bambini, la speranza del nostro bel pianeta, siete voi che dovete non solo preservarlo con comportamenti adatti, ma dovete anche essere vigili su quello che facciamo noi adulti, che spesso tendiamo a danneggiare il clima, le acque, il cibo, l'aria.
Era presente anche il vicario generale, Monsignor Giovanni Silvagna, alla fiaccolata che la sera del 19 febbraio ha attraversato il centro storico di Bologna per condannare lo sfregio antisemita che ha segnato l'abitazione di Henri Emmanuel Lederman, già docente all'Alma Mater. Per noi c'era Antonio Ghibellini. Una stella di Davide disegnata sul campanello di casa di un ex professore dell'Università di Bologna di origini ebraiche. È nata spontaneamente in città la risposta pubblica a questo orribile atto di antisemitismo che ha colpito il professor Henri Emmanuel Lederman. Alla fiaccolata avvenuta lo scorso mercoledì 19 febbraio hanno aderito diverse associazioni laiche e tutte le comunità religiose della città, guidate dal vicario generale per l'amministrazione, Monsignor Giovanni Silvagni. Presente in piazza anche il sindaco Virginio Merola e la neo vicepresidente della regione Ellie Schlein. Il vescovo invita a non sottovalutare i segni anche più apparentemente inoffensivi di odio e di discriminazione, proprio perché dal piccolo poi cresce e nasce il grande e dobbiamo vigilare sempre tanto, perché quella fraternità che con tanto sacrificio è stata acquisita nel tempo come mentalità, come criterio di relazione tra le persone, non venga a scadere e non si cada in una logica di contrapposizione, di odio, di inimicizia tra le persone. Penso che l'odio è un basso continuo che sta dentro nel profondo del nostro ipotalamo, della nostra esistenza. Potenzialmente sta dentro a tutti. Credo che il discorso dell'odio aumenta di volume quando tacciono le nostre bocche. Martin Luther King diceva: non temo la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. E adesso vi proponiamo un piccolo stralcio di un più ampio reportage realizzato dalla nostra collaboratrice Francesca Mozzi, che nei giorni a cavallo tra l'11 febbraio si è recata a Lourdes con una quarantina di persone per l'Unitalsi Emilia Romagna. L'orologio segna le 21, quando, dopo aver fatto tappa a Imola e Bologna, il grande pullman dei pellegrini e dei volontari dell'Unitalsi imbocca il casello Modena Nord, diretto a Lourdes. A bordo ci sono uomini e donne, alcuni sono venuti in coppia, altri in compagnia di amici o parrocchiani, altri ancora soli. Diversi di loro metteranno piede per la prima volta nel santuario dei Pirenei, altri, davanti alla grotta in cui Maria apparve a Bernadette, si sentono a casa. Molti tornano appena possono. Per percorrere i 1200 chilometri che separano l'Emilia-Romagna dalla cittadina francese occorrono circa 13 ore e il viaggio è già pellegrinaggio. Tra i sedili risuonano le Ave Maria del Rosario, mentre ciascuno pensa alle speranze, alle aspettative e ai timori che lo accompagnano verso questo grande santuario della cristianità. Quando le luci si spengono, sul piccolo schermo scorrono le immagini di un film che ripercorre la vita di Bernadette Soubirous e quel che accadde a Lourdes a partire dall'11 febbraio del 1858, data della prima apparizione. Ed è proprio in occasione di questa ricorrenza che è stato organizzato il pellegrinaggio Unitalsi partito dall'Emilia-Romagna. Al mattino i cartelli autostradali annunciano che l'arrivo è vicino. L'attesa cresce e più impazienti di arrivare sembrano essere i volontari dell'Unitalsi, che già tante volte hanno sostato ai piedi della grotta di Massabielle, quasi sempre accompagnando e assistendo i malati. E sono proprio loro i primi a varcare le soglie del santuario per salutare colei che affettuosamente chiamano la padrona di casa. Si mettono in fila silenziosamente con gli altri pellegrini giunti da quasi ogni parte d'Europa. Percorrono in silenzio il breve spazio della grotta. Sfiorano le pareti. Rivolgono uno sguardo alla statua raffigurante l'Immacolata Concezione. Si raccolgono in preghiera nelle panche. In basso, protetta da una lastra di vetro, c'è la sorgente che Maria chiese a Bernadette di cercare. Tra le fessure delle pareti e sul pavimento della grotta, tanti piccoli foglietti di carta contengono suppliche e ringraziamenti, affidati con fiducia e devozione alla Santa Vergine. Si conclude qui il nostro appuntamento con 12 porte. Vi ricordo il nostro canale di YouTube, la nostra pagina Facebook e come sempre il sito dell'Arcidiocesi di Bologna, www.chiesadibologna.it, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti anche che riguardano l'ultima emergenza sanitaria che stiamo affrontando. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana.